Le opere di Alef Tonetto appaiono come liminari, spazi in cui il confine tra uomo e cosmo che lo circonda diviene visibile. La medesima materia, il ferro, assume i contorni dell'infinito geometrico, razionale, della prospettiva e si fa piano cartesiano, estremamente umano nel suo essere denso di significato, chiaro e distinto, ma al contempo oltre il confine, al di là del limes, grazie all'azione corrosiva dell'acido, richiama alla mente l'infinito di maggiore e straordinaria potenza della natura, in tutte le sue rappresentazioni. Basta osservare il confronto tra la prospettiva del suolo e ciò che fluttua nella zona aerea delle opere di Tonetto per restare impressionati dall'equilibrio che si crea tra queste due zone, per percepire il confine come luogo di conoscenza e scambio. La stessa natura del ferro diviene ambivalente, attraverso una doppia metafora: da un lato l'azione naturale dell'ossidazione, dall'altro la capacità dell'artista di orientarla verso la ricerca di ulteriori significati. Attraverso queste opere si ha la sensazione di sporgersi oltre, di affacciarsi sull'ulteriore.